Cari amici, cari amiche, eccoci arrivate anche a questo giro alle ultime battute dell'anno e come di consuetudine mi ritaglio un momento per fare un bilancio su quanto accaduto e condividere così con voi alcune lezioni che possono essere di spunto riflessivo per la vostra traiettoria di vita. Nota a margine, per la prima volta quest'anno ho usato, eccolo qua, piano A come planner e agenda per monitorare il mio day by day e con il fatto che ogni settimana dovessi fermarmi a riflettere e rispondere tra le varie domande a questa: che cosa hai imparato questa settimana? Devo dire che mi sono ritrovato alla fine dell'anno tra le mani una cinquantina di insegnamenti che ho scritto su queste pagine e che altrimenti avrei finito per dimenticare ben presto. E oggi scelgo tre tra queste molte frasi che ho scritto che ritornano in realtà in diversi degli appunti che ho preso nel corso dell'anno. Partiamo allora dal primo, che possiamo riassumere con questa frase: sii umile ma non modesto. Che cosa significa? Beh, l'umiltà è la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie imperfezioni e io credo che sia molto molto importante essere umili. Perché? Perché una persona umile riconosce gli errori che fa, una persona umile è aperta a imparare cose nuove, una persona umile rispetta gli altri. Da questo punto di vista l'umiltà è assolutamente necessaria a crescere e a svilupparsi al meglio. Però attenzione, perché umiltà non è modestia, no? Perché la modestia invece minimizza o sottovaluta le proprie capacità e i propri successi e questo è sbagliato. Perché è una mancanza di rispetto nei confronti di te stesso, dei tuoi sforzi, dei tuoi sacrifici, ma è anche una mancanza di rispetto nei confronti di chi ti ha aiutato a raggiungere quei traguardi. Allora, per esempio, io quest'anno sono diventato un autore internazionale, perché a Fattore 1% sta portando la psicologia italiana nel mondo. È stato tradotto in Francia, in Portogallo, in Spagna, presto sarà tradotto in Cina, in Russia, in Romania, in un sacco di altre nazioni. Ecco, io all'inizio minimizzavo questi traguardi, poi però mi sono detto: ma perché minimizzare questi traguardi? Sarebbe un torto nei confronti dell'impegno che ho messo per scriverlo, nei confronti dell'impegno che ho messo per promuoverlo e soprattutto nei confronti dell'impegno di tutte le persone che mi hanno aiutato a raggiungerlo, questo obiettivo. Allora, essere umile ma non modesto significa proprio questo: coltivare un equilibrio tra il riconoscere i tuoi limiti e imparare dagli altri, senza però nascondere o sminuire i tuoi talenti e successi. Con Fattore 1% ho fatto una grande cosa e riconoscerlo è importante, è indice di un buon esame di realtà. Ma non per questo devo diventare arrogante, non per questo devo pensare di essere migliore degli altri, non per questo devo negare le mie fragilità o smettere di imparare dagli altri. Allora, per me, che sono abituato a scendere a patti con la sindrome dell'impostore, un giorno sì e l'altro pure, lavorare nel corso di questo 2023 per essere umile ma non modesto è stata una fondamentale linea di guida nel mio percorso di crescita. Seconda lezione che mi porto dietro da questi ultimi 12 mesi è che se proteggi i tuoi valori allora ti proteggeranno. Frase per me tanto importante che ci ho voluto fare anche una cartolina, è una piccola cartolina da mettermi lì, da appendere in vari luoghi della mia quotidianità per ricordarlo. Se proteggi i tuoi valori ti proteggeranno. Cosa significa? Significa che se metti i tuoi valori al centro della tua visione di vita, se metti i tuoi valori al centro del tuo modo di interfacciarti con gli altri, al centro dei tuoi criteri di scelta e di decisione, allora loro ti proteggeranno e salvaguarderanno la tua serenità e la tua crescita. Questa è una consapevolezza che ho messo a fuoco in maniera chiara una volta che ho finito di scrivere il libro 86.400, la mia fatica editoriale degli ultimi 2 anni fatti di ricerche, approfondimento su valori e come vivere una vita di valore. Scrivendo questo libro, 86.400, infatti, ho potuto rivedere parte della storia della mia vita personale e professionale con più strumenti e in particolare attraverso la lente dei valori e del ruolo che hanno giocato nel mio percorso di crescita. E in questo modo mi sono reso conto di come questa dinamica torni sempre, sempre, sempre. Per esempio, una volta ricordo che mi era giunta un'offerta di lavoro estremamente conveniente da un punto di vista economico, ma per un progetto che non c'entrava nulla con i miei valori guida, anzi,
Ecco, sono convinto che in questa situazione fare la scelta a protezione dei miei valori abbia portato alla conseguenza di una vita più significativa, proprio perché loro hanno iniziato a un qualche livello a proteggere me. Oppure c'è stato un periodo in cui mi trovo in una relazione che si stava rivelando tossica, prima di incontrare Giulia, si intende, e i miei valori in quel contesto non erano più allineati con quelli dell'altra persona, che anzi ne aveva proprio di diametralmente opposti. Dopo molte notti insonni ho deciso di porre fine a quella relazione e fu una scelta ovviamente difficilissima, ma rimanere fedele ai miei valori mi ha permesso di ritrovare la mia serenità, di aprire spazio per relazioni in fin dei conti poi più sane, maggiormente rispettose. Quindi, in estrema sintesi, la mia lezione per voi è questa: valutate sempre le vostre scelte in base ai vostri valori. Ovviamente potrebbe non essere sempre la strada più facile, però è la strada che porta a una vita più autentica, porta a una vita più appagante. Perché? Perché più proteggi i tuoi valori, più i tuoi valori ti proteggeranno. Terza lezione che mi porto dietro a questi 12 mesi è che il coraggio paga. E che cos'è il coraggio? In estrema sintesi potremmo dire che il coraggio è una paura affrontata. Infatti la paura affrontata diventa coraggio. Ora, non basta ovviamente affrontare la paura per avere coraggio, perché talvolta l'affrontiamo spinti, questa paura, non tanto dal coraggio ma dall'incoscienza. E il coraggio non è incoscienza, perché il coraggio implica forza, implica consapevolezza, riflessività, mentre invece l'incoscienza sta proprio da un'altra parte. L'incoscienza è impulsività, l'incoscienza non considera i rischi associati alla decisione e questo la rende cieca. Ecco, negli ultimi 12 mesi ho messo sempre più a fuoco questa lezione: il coraggio paga, cioè le decisioni coraggiose sono in grado di generare valore. Magari non ti generano valore immediatamente, magari non lo fanno subito, magari sarà un valore che per assurdo non riscuoterai proprio tu in prima persona, ma sono queste decisioni, le decisioni coraggiose, che in fin dei conti ti fanno progredire e ti fanno accedere al next level del tuo potenziale. La decisione più coraggiosa che ho preso quest'anno è stata quella di fare i Be More Days, ovvero una 2 giorni interamente dedicata alla crescita personale, prendendo uno dei teatri più prestigiosi, grandi e impegnativi di Milano per ospitare l'evento. È stato pazzesco, i partecipanti super contenti, ma arrivare lì è stato incredibilmente complesso, difficile e anche molto, molto spaventoso. Affrontare la paura di organizzare un evento monster e di dedicare una parte importante del mio team a questo progetto, e quindi inevitabilmente bloccarne altri in fase di sviluppo, ci ha permesso di generare valore per i partecipanti, ha dato una grande gratificazione al team e ci ha aiutato a conquistare una milestone che ci mancava e che segna una linea di demarcazione tra il nostro passato e il nostro futuro, che guardiamo adesso con più consapevolezza, con maggiore esperienza, con maggiore competenza. E l'ultima decisione coraggiosa che ho preso è stata quella di rivoluzionare alcuni aspetti chiave di Be More, la mia realtà, e creare un nuovo programma che ti permette di lavorare per 12 mesi al fianco mio e del Mazu Team per accompagnarti nel tuo percorso di crescita. E questa è una scelta coraggiosa sia perché è un progetto per noi molto impegnativo a livello di sforzi, sia perché cambiare dinamiche di lavoro è sempre comunque spaventoso, perché tu non sai mai che cosa hai in serbo per te domani, come reagiranno le altre persone, se funzionerà, se ti criticheranno. Tuttavia ho imparato che cambiare è necessario e dobbiamo farlo attraverso decisioni coraggiose. E dopo che prendi una decisione coraggiosa, che cosa ci sarà? Un'altra decisione coraggiosa. E solo così, una decisione coraggiosa dopo l'altra, possiamo esplorare nuovi lidi e portare valore nel mondo. Bene, cari amici, umiltà e non modestia. Proteggi i tuoi valori e loro proteggeranno te, e il coraggio paga. Queste sono le 3 lezioni tra le varie che ho preso in questi ultimi 12 mesi. Qual è la vostra? Aspetto di leggerla nello spazio dei commenti. Noi ci vediamo il prossimo anno.